Silvia, i racconti da salotto, ma un po' particolari oggi, perché parliamo di uomini con chi ha scritto proprio un libro che si chiama così, Uomini. Allora, aspetta un attimo, un po' di persone, perché ho iniziato a parlare di subito così. Buongiorno, 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 buongiorno. Allora, mi sto intossicando, sono 2 giorni che faccio video a go-go, non smetto più, ma sono stati davvero utili, guardate, non pensavo, ma lo farò più spesso perché tante volte io rispondo privatamente a tante domande, ma è interessante invece rispondere pubblicamente, dove si può ovviamente. E io, insomma, ho fatto un po' capire, a volte ci sono delle cose che si danno per scontate, ma in realtà è giusto che si faccia chiarezza su moltissime cose che, insomma, mi sembra di essere stata abbastanza chiara, no? In tutto, nelle domande che mi avete fatto. Ecco qua, che bella camicia di chi è? Di mio papà. È una camicia over, io ho perso papà ormai sono 14 anni fa, ma le sue camicione extra over, lui era una 54, quindi immaginate quanto è grande questa camicia, però bella, mi piace, ogni tanto la tiro fuori. Sempre bella Simona, grazie. No, perché mi avete scritto poi, tra l'altro, dei messaggi splendidi che terrò per me perché sono belli. E oltretutto, messaggi che poi mi aiutano anche nel mio percorso, nel senso che mi danno degli spunti, no? E io sono sempre molto attenta a quello che mi dite, quindi mi fa piacere. Allora. Ragazzi, allora, questo racconto da salotto un po' particolare, dicevo, perché si parlerà di uomini oggi. Allora, io ho conosciuto Marco Diso, che tra poco farò entrare, però mi piace. Ah, no, anzi, facciamolo entrare e poi vi racconto come ho conosciuto Marco Diso. Allora, eccolo qua. Lo vedo. Grazie. Aspettate un attimo, che inizia già il problema. Connessione. Ah no, allora, ma che sfondo che abbiamo, ma tu sei professionista a tutti gli effetti. Bisogna cercare di creare un po' l'ambiente giusto. Ah, l'hai creato, questo rosa azzurro che va e viene, quindi i due mondi, no? Ciao Simona. Ciao, intanto piacere che noi non ci siamo mai neanche visti di persona. Io adesso devo fare sempre un po'. Così, racconto un po' come ti ho scoperto, Marco. Io sono da ormai più di un anno innamorata di TikTok, che è una cosa adolescenziale, ma anche tu ci sei. È Sì, un certo. mondo, oggi forse ecco, non è più solo adolescenziale, ma si stanno affacciando parecchie realtà, anche brand, insomma, tantissime persone. E non so come mi sei comparso e mi hai veramente incuriosito perché ho trovato i tuoi video intanto veloci. Cogli in quei quanti secondi fai questi video? Quanti sono? 30 In secondi? un Un minuto. minuto. Cioè, riesci veramente a esprimere un concetto ampio, ampio. Poi, oltretutto, visto che hai scritto un libro, Uomini, appunto, dove Certo. andiamo a parlare un po', eccetera. Allora, ragazzi, io lascerei Marco raccontarsi, che dite? E poi io ho 20 e passa più domande che sono Ok. arrivate, quindi preparati perché qui da chiedere ce n'è tanto. Vai. Spero di riuscire a rispondere in maniera corretta e esaustiva a tutte quante le domande. So che sono complicate perché il tuo pubblico è un pubblico molto importante, quindi ti ho studiata un pochino anch'io. Oddio! Sì, certo, assolutamente. In questi Anzi, giorni mi è studiata che sono. in questi giorni, anzi, ti volevo fare i complimenti. Io prima, sono sincero, non ti conoscevo. Ok, bello. E ho guardato i tuoi contenuti, li ho trovati estremamente interessanti, ma non tanto perché adesso stiamo facendo la diretta insieme, quanto proprio per la profondità e soprattutto per la passione che metti all'interno dei tuoi contenuti. Mi piace, ti seguo volentieri, guardo le tue storie, guardo i tuoi post e guardo i tuoi video, quindi Adesso Marco, continuerò a è proprio è farlo. la fase dell'innamoramento, perché ti posso garantire Sì. che poi ti stuferai, metto solo outfit e dopo 2 secondi mi abbandonerai come non c'è un uomo, solo il 95, quasi 6% di donne che mi seguono. Quindi immaginati. Eppure trovo dell'interesse Eppure. anche, sai perché? Sai perché? E adesso comincio a raccontarti qualcosina della mia vita. Io lavoro all'interno del mondo wedding. Ah, Ho la mia società che fa intrattenimento per i matrimoni.
Quindi io spazio da Trieste fino a Verona, ma Sono potenzialmente anche. impreparata io invece. Beh, tu sei preparato, io impreparata, però io lo faccio sempre perché mi piace sorprendermi. Quindi fai questo, cioè tu parti da questo. Io parto da questo. Io quindi ho i miei 50-60 matrimoni l'anno, che adesso infatti comincia la stagione, va avanti fino a fine ottobre. Quando c'erano i matrimoni? No, ci sono ancora, ci sono ancora. Sono Il ancora. calendario è completamente pieno. Ah, e dove si sposano che non puoi fare assemblamenze, cose? Ma adesso, allora, adesso stanno tutti quanti aspettando le ultime news dei DPCM. Anche l'anno scorso, per farti un esempio, quando hanno dato il via a tutti, io Sì, dal 20, dal 21 di 8, dal 21 di giugno ho cominciato a fare una marea di matrimoni fino a ottobre. ma Quindi si scusami, allora sposano regolarmente. si sposano, ma quindi in che senso fai intrattenimento? Io curo tutta la musica, io sono nato come DJ animatore intrattenitore. Quante cose sai, Marco? Cioè sei a Un po'. 300. Ah, quindi inizi, cioè, fai anche questo, non è che l'hai Faccio perso, anche. lo fai. Adesso è diventata la mia professione principale, ho fatto tutto quanto un'evoluzione, quindi io faccio anche, organizzo anche viaggi, faccio tante cose, però questa è la mia professione principale, assolutamente. E allora com'è nata questa cosa di raccontare un po' il mondo maschile a noi donne? È nata in realtà molto per caso e lo spiego anche all'interno del libro. È nato perché io in realtà TikTok l'avevo scaricato per fare un pochino marketing, per cercare di farmi conoscere, visto che ormai il mercato di Facebook e Instagram prima del Covid, quindi a settembre dell'anno scorso, era a settembre 2019, era un pochino saturo, quindi non è che si poteva crescere moltissimo. Allora, che cosa è successo? Ho pensato che questa nuova piattaforma mi poteva aiutare magari a portare più pubblico verso la mia professione. E Certo. quindi ho cominciato a fare un po' di video sulla musica, un po' di video sui viaggi, per aumentare. E poi ho indovinato un video, ho semplicemente indovinato A un video perché per caso. la festa, sì, perché per la festa della donna ho fatto un. Ho fatto un video simpatico sulle donne, l'ho riproposto e questo video è piaciuto tantissimo alle donne. E si sono incuriosite e mi hanno cominciato a fare delle domande. E io ne ho fatto un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora. E quindi è Giusto. nata, tra virgolette, questa cosa, sì. Allora, e oggi tra l'altro è un format. Adesso tu su Instagram sei, diciamo, nuovo nel senso con questo format, ma su TikTok è uno seguitissimo, non fai un sacco di follower, quindi sei un TikToker, possiamo dire, eh? Sì, dai, ne ho 100.000 più o meno. No, dai, è già un bel Sì. numero, che dire, no? Solo Senti, donne. sono donne tu, come me Solo allora, quindi il donne. pubblico è questo. 92% di donne. Ecco, io ho 20-25, ti batto, guarda. Senti un po', io partirei, Dimmi. siccome sono tante le domande, no? Ah no, no, partiamo un attimo, che cosa racconti un po', ecco, per capire quali domande ti farò tra poco, no? Che cosa c'è dentro questo tuo, cosa racconti nel tuo libro? Allora, nel mio libro, guarda, ce l'ho qui, si intitola Uomini, tutto quello che una donna dovrebbe sapere. Io in questo libro parto dai social al sesso, quindi dalla prima volta che vedo la tua immagine sui social Sì. e seguo tutta l'evoluzione di come un uomo si atteggia, quindi perché ti manda determinati tipi di like, tipo i like tattici, come può approcciare il messaggio. Poi come abbiamo il numero, quindi la difficoltà che possiamo avere nell'arrivare al numero per poterti scrivere magari su WhatsApp. Poi tutta quanta la grossissima difficoltà di mantenere viva una conversazione Certo. per poi invitarti ad uscire. Spiego le dinamiche di un appuntamento, quello che dovrebbe tendenzialmente fare un uomo durante un appuntamento. Sì. Parlo della sezione della grossa difficoltà del bacio, per poi arrivare al sesso e appena dopo il sesso. Quindi io mi fermo lì. Aspetta, Mi perché poi io fermo. lo so già che arriveranno una marea. Quanto tempo hai? 2 o 3 ore? Perché qui non ne usciamo più, eh. No, perché tra le domande che arrivano qua. Anche aspetta, suggerisce anche i posti dove trovare gli uomini. Ma sai che è vero? Sai che è vero? Perché le donne vanno al ristorante tra donne, le donne Sì. vanno al cinema quando c'erano, vanno a teatro, escono le donne, ma gli uomini?
dove sono? Sono sempre tutti accoppiati. È vero questo. Ma in realtà no, gli uomini sono sempre in giro, anzi sono più in giro delle donne. Io vedo adesso, va bene, all'interno del togli il Covid, quindi la situazione in cui adesso siamo a casa, quindi siamo tutti quanti re delle tastiere. Ma in generale gli uomini, innanzitutto escono quasi tutte le sere, almeno a me capita di uscire quasi tutte le sere, anche quando non Dove lavoro. vai? Vai nei locali, Ma tipo di... vai a berti la birretta con l'amico piuttosto che vai a berti il cocktail, piuttosto che vai a vedere anche semplicemente a casa di qualcuno la partita della tua squadra Capelli, del perché te cuore. mi sa che non siamo da pub, sbagliamo locali. Sarà quello. Ci sono, e poi nel fine settimana ovviamente con gli aperitivi, con le serate, con le cene, Sì. chiaramente più cresci con l'età e più c'è la ricerca della chicca giusta, del posticino giusto, ma io vedo che anche io ne ho 36 anni, Ah, ecco, diciamo, ok, 36 anni. con il mio migliore amico mi trovo il lunedì sera, lui è sposato e ha due figli, quindi non è che faccia festa, tra virgolette, durante la settimana. Quindi ci troviamo, ci prendiamo il nostro spazio e stiamo a chiacchierare, mangiamo qualcosina insieme e ce la raccontiamo semplicemente. Quindi siamo fuori, siamo comunque fuori, sempre. Quindi tu mi confermi, va bene, allora, quindi nei ristoranti e nei locali. Perfetto, Sì, assolutamente. anche se adesso io adesso sono single, quindi devo ammetterlo, da un anno e più che sono single, no? Io trovo che gli uomini, quelli interessanti, quando io li trovo, cioè li trovo, li vedo nelle librerie, vabbè, il genere che piace a me. Ok, e Quindi, insomma... la libreria dipende dalla cultura che ha e dalla passione che ha ogni singolo uomo. Nelle librerie tieni conto che sono tendenzialmente quelli un po' più incuriositi dalla vita e dalle cose, quelli che li trovi all'interno delle librerie. Ma quando le trovi nelle librerie sono così. Perché in teoria sono lì per quello. Non alzano tanto lo sguardo, lo sguardo lo alzano se sono in palestra, per Ah, ecco, dirti. che non vado, devo iscrivermi in palestra, quindi anche questo devo segnarlo, Marco. Allora, senti, io direi di partire. 23 domande. A questo Ok. punto, sai cosa facciamo? Dimmi tu un numero e io ti faccio la domanda. Lo so, Partiamo. aspetta, perché rispondo a Giusy, dice, ma sei tutto chiuso, eccetera. No, allora, Giusy, si parla di un mondo pre-Covid e spero post-Covid. Adesso questa bolla, speriamo di dimenticarla presto, però adesso noi facciamo giusto un'ipotesi proprio quando la vita tornerà alla normalità. Dai. Allora, vai, partiamo con le domande. Dimmi un numero. La numero 7. Ma perché sette? Allora, qui dice... Questo giovanotto è single? Ah, Subito partiamo. proprio la domanda. Allora, Simona, ti dirò la verità. A me non piace molto parlare della mia vita privata, me la tengo gelosamente custodita. Come me. Perfetto. Quindi, ma è Quindi. giusto, perché devi lasciare questa... Perché non... Bravo, lascia No, questa. più che altro mi piace gestire le cose mie private, non ho bisogno di mostrare sui social o alle altre persone la mia vita Ma proprio questo vale privata, i miei per te, è sentimenti. veramente, anche per me è la stessa cosa, e quindi apprezzo questo, quello che dici, quindi va benissimo. Partiamo, mi spiace di aver beccato subito la domanda, sono tutte così adesso. Allora, vuol dire che non è single, qualcuno suppone, Allora, vabbè. posso dire che non sono sposato. Vabbè, questo è già tanto, no? Ecco, Esatto. qualcuno dice che sapeva, e perché il numero 7 è il numero fortunato, qualcuno sapeva di questo No, numero? probabilmente mi seguono sugli altri. Sono delle persone che seguono le mie dirette da qualche parte, allora è un motivo ricorrente il numero Ah, il 7. numero 6, come il mio è 8, perfetto, ok. Allora, vai, un altro numero. 8. Ma no. Fammi la tua allora. Eh sì, certo. Perché l'uomo va in crisi di mezza età e scappa? Questa è una grande domanda, eh. Domanda molto tosta. Questa è impegnativa, vai pure. Eh sì, Cosa succede questa. all'uomo di 50 anni? Allora, non lo so per esperienza. A me piace tanto raccontare le cose chiaramente che ho vissuto per esperienza e documentarmi, però mi Ci sei sono ancora documentato arrivato, anche ma su ci arriverai. questo. Ci Ci arriverò. arriverai. Questa non è...
No, 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 ma ti posso Ah, la rispondere, ti sai? posso Ah, rispondere. perfetto. Sì, sì, perché allora, l'uomo ha una caratteristica che ha bisogno di costanti certezze. Certezze. Sì, soprattutto da se stesso. Quando un uomo è da tanto tempo che sta affrontando un determinato tipo di rapporto, quando è in una fase particolare della sua vita, lui che cosa fa? Si guarda intorno e cerca di capire se quello che sta facendo è una cosa giusta. Siccome oltretutto è un eterno Peter Pan, quindi lui ragiona sempre come un bambino di 6 anni che vorrebbe giocare con i soldatini, si sente, si vuole sentire apprezzato. E quindi molto spesso, e grosso motivo per le quali avvengono delle separazioni degli uomini tra i 45 e i 55 anni, Sì. che hanno bisogno di sentirsi vivi, hanno bisogno di uscire dalla Offerti, routine che gli sta uccidendo. di sapere che piacciono ancora, quella anche, no? Esatto, quello. E mi vanno in crisi costantemente. Quindi la donna ovviamente va in menopausa, mentre gli uomini non vivono questo cambiamento ormonale, però anche loro hanno bisogno di Sì, qualcosa di di diverso, di qualcosa di sentirsi vivi. bravo. E abbiamo chiuso la domanda insieme. Perfetto, mi piace questa. Vai, altro numero, altra corsa. Il 3, numero perfetto. Numero perfetto. Come fare a capire se mirano solo al sesso? Non lo capisci. Io sono quello da SBAM, io sono Sbam, tu l'amico sei lo che. sbam, è vero, Io sei lo sono lo sbam. SBAM, io sono quello che ti dà le botte, sono l'amico che ti dice le cose in faccia. Esatto. E poi bello perché poi alla fine metti la canzone del tempo delle mele, no? E del tempo delle mele, bellissima questa. Esatto. Finisce per me un capolavoro. Ok, quindi non lo capisci. Non lo capisci perché noi siamo bravissimi a mentire. Noi siamo bravissimi a raccontare le varie storie. Devi sapere che però il 98% degli uomini quando ti invita ad uscire, non è il 100%, però veramente la stragrande maggioranza, in un'uscita ti vuole portare a letto. Quindi noi facciamo di tutto per apparire magnifici ai tuoi occhi. E siccome sappiamo che qualora ti domandassimo la cosa direttamente, sarebbe un no sicuro, allora che cosa facciamo? Cerchiamo di fare in modo piano piano di arrivarci. Questo che cosa porta? Porta semplicemente al fatto che non ti ammetterò mai la verità, fino a che non te ne accorgi, perché io dopo sparisco. Colori, sparisce. Eh Quindi sì. lo spam dobbiamo darlo noi la prima uscita, scusami, o no? Ma anche la seconda, la terza, la quarta, la quinta non Allora cambia, ciao, siamo assolutamente. single, quindi ci consigli. No, perché? Perché? C'è una Poi grossissima scappa. differenza. Sai, ti devo dire una cosa, soprattutto alle tue ascoltatrici. L'uomo esce con leggerezza. A differenza vostra, nei primi appuntamenti, noi usciamo semplicemente per stare bene. Noi non usciamo con delle aspettative. Noi abbiamo già fatto Noi. tutto il film. Sì, perché? Non lo so, perché ci piace sognare, Lo perché a so. noi piace sognare. Lo so, però non. Bisogna uscire con Non. leggerezza, vuol dire, la prendo come una serata e via. Sì, tu devi uscire per divertirti, per stare bene, per trovarti, per conoscere quella persona, perché, allora, siamo sinceri, parliamo io e te. Io magari ti posso vedere sui social o ti posso vedere all'interno di un locale. Tu mi piaci esteticamente. Quando io ti vedo che sei al bancone, che stai bevendo il tuo cocktail con l'amica, io non ti posso conoscere, non posso sapere come sei caratterialmente. Sì. Quindi io mi posso basare solamente sul lato estetico, così come se vedo una tua foto sui social, ok? Ok. Quindi quando io comincio magari a scriverti o comunque quando comincio a parlarti e voglio approfondire nell'uscita, è ovvio che provo a uscire con te perché mi piaci esteticamente. E quindi la prima cosa che mi viene in mente è, ok, provo a ghermire la mia preda. Quindi dal punto di vista, da quel punto di Estetico. vista, solamente estetico. Quindi noi usciamo proprio per vedere se stiamo bene con te, Qui se possiamo. c'è una serie di domande che arrivano, aiuto Marco.
Perché è lo vero, sto. perché alla fine adesso qui chiaramente stiamo facendo tutto un erba un fascio, ma ci sono certe Assolutamente. restrizioni, perché chi dice, scusate, anche noi donne usciamo con leggerezza, perché dite di no? Sì, c'è sempre, però tendenzialmente noi siamo quelle che ci costruiamo già, abbiamo già fatto, ha messo su casa, figli, marito e tutto. Quello, cioè, almeno io adesso non ho 50, ma ricordo che comunque tendenzialmente mi piaceva costruirmi proprio un po' la favoletta, no? È una cosa, secondo me, un po' da donne. Poi che tutte non siano così, ma ci stava benissimo. Assolutamente, assolutamente. In linea di massima, diciamo che quando l'uomo comincia a valutare la possibilità di poter stare con una donna, Ma forse le donne è. di oggi, sai che sono diverse, lo sta scrivendo probabilmente tanto, sono ragazze giovani, nel senso che sì, forse molte oggi hanno una consapevolezza che effettivamente escono e mi voglio divertire, ma perché devo farmi ansia? Ma sto così bene da sola e magari voglio proprio solo divertirmi in maniera così leggera e via. Cioè, forse Perfetto, perfetto, corrispondere ma tanto allora a quello perché c'è la della. paura? Ti chiedo una cosa, allora perché c'è la paura? Si presuppone che se tu non ti sia divertita, e non sto parlando semplicemente del lato puramente fisico, ma se tu non ti sei divertita e comunque decidi che quella persona non fa il caso tuo, anche tu fondamentalmente liquidi, magari non sparisci, perché noi spariamo perché non abbiamo le palle, perdonami, per ammettere che non ci interessi, perché magari non ti vogliamo ferire. Quindi magari spariamo La donna è con molto l'idea che certo, tu più possa diretta, capirlo, certo. ok? Sì, Voi vero, siete molto vero. più dirette, siete più sincere e schiette, quindi apprezziamo molto. Noi invece tendiamo a. E Però. effettivamente la leggerezza vostra, ecco, perché qua, ecco, cosa ha scritto Relè, adesso non mi ricordo, dice, sì, però dopo vengono giudicate le donne, perché abbiamo anche questo problema, cioè voi potete veramente fare la qualsiasi, anche se ormai diciamo già abbiamo la parità dei sessi, la donna ormai si è emancipata, bla bla bla, però questa cosa del marchiata c'è sempre, Io una cosa l'ho scritto nel libro, l'hai nell'ultima scritto, parte. L'ho scritto, ci ho fatto un ragionamento molto importante sul invito quindi le lettrici ad andarlo a leggere direttamente. Però, a parte tutto, che cosa ho cercato di spiegare? Ho spiegato semplicemente che questo era un vecchio pregiudizio che potevano avere magari fino a 15 anni fa, 20 anni fa. Adesso invece non c'è più quel pregiudizio. Quindi ma io non l'uomo, sapevo. anche se tu ti concedi subito, non va a pensare che tu sia una donna facile. È una cosa sbagliatissima e stupidissima. E comunque, se ci Sì. sono ancora degli uomini che pensano una cosa del genere, sono degli stupidi, quindi sta a te scappare prima di rendertene conto. Ok, basta, questa me l'hai chiarita. Io vedi che sono una vecchia babbione, che ho ancora questi retaggi della mia giovinezza. Allora, senti, devo dire lei. Dimmi un altro numero, altra Il domanda. 21. Che è il mio giorno della data di nascita, eh? Guarda te. Allora, 21. Allora, non devi guardargli il telefono, è vero? Assolutamente, Beh, vietato. Fai del assolutamente. male, vero, se guardi il telefono a un uomo? È mancanza di fiducia, bisogna avere fiducia. È vero che all'interno di questa scatoletta di un paio di centimetri c'era chiusa Scatola tutta. nera. È proprio la scatola nera che racchiude tutti quanti i segreti. Però ascoltami, io penso una cosa, penso che un rapporto debba essere un rapporto libero, dove tu e di tua spontanea volontà ti trovi bene con una persona come me e ti fidi di me e vuoi avviare un percorso insieme a me. Ti devi fidare di quello che faccio, perché Però altrimenti mi senti che seguiresti la con la fiducia è macchina. una sensazione. Cioè, non tutti gli uomini danno fiducia, cioè tu senti, percepisci, cioè, io non lo so, secondo me va da uomo a uomo, eh. Ci sono quelli che poi alla fine sono i peggiori, quelli che ti sembrano dei più santi, poi alla fine sono veramente, si rivelano poi i peggiori, però la fiducia non è proprio sempre così gratuita, te la devi proprio, la devi sentire. Sì, salvo che una persona non abbia subito, tra virgolette, magari non sia stato lasciato piuttosto che non abbia Nel sofferto percorso tanto della nel passato. vita, no? Arriva, c'è, cioè, per forza. Sempre arriva. Quindi magari uno ha più paura, però tendenzialmente un uomo invece quando ti conosce ti dà il 100% della fiducia, di solito, eh? Di solito. E poi cala se vengono fatte delle cose magari un po' inopportune o se viene
nascosto qualcosina, qualche bugia, quindi tende ad affievolirsi. Quindi all'inizio è puro. Di solito è puro, sì. Si macchia un po' nel tempo, quindi. Infatti, di solito gli uomini te lo dicono immediatamente: guarda che mi piaci, perché è difficile far innamorare un uomo. Ecco, è difficile fare innamorare È un uomo. difficile. Però un uomo, una volta che si innamora, tu ci puoi fare quello che vuoi di un uomo, puoi fare veramente quello che vuoi. È una cosa incredibile. Questo è vero, però. Questo è veramente così. Ma qui dice, cioè, proprio sul discorso che stai dicendo, c'è una domanda dice, perché a loro conta solo l'innamoramento e dopo quella fase che tendenzialmente dura 3-4 anni, fuggono dopo? Fuggono per lo stesso principio per il quale hanno la necessità di avere il rapporto alimentato. Innanzitutto, probabilmente non sono così innamorati, perché ho avuto anch'io delle relazioni lunghe e durature, e lunghe e durature era come se fosse il primo giorno. Però bisogna essere intelligenti in un rapporto, bisogna essere intelligenti ad alimentarlo sempre, costantemente, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, quindi sia stuzzicare dal punto di vista mentale, sia stuzzicare anche dal punto di vista fisico. Non bisogna tendenzialmente mai sedersi, trovare sempre cose da fare insieme. È un lavoro, è un impegno, non È è un una lavoro. cosa scontata, eh? È un lavoro, è un lavoro. E Se poi tu non è posso dire fatto. una cosina al volo, visto che la tua media di età è piuttosto alta, quindi si presuppone che siano comunque delle donne, Guardando magari media con. è 35-55, lo zoccolo duro. Quindi sono la maggior parte sposate o comunque hanno dei figli, stanno già facendo una famiglia. Una coppia deve rimanere. È la base, anche se ci sono dei figli di mezzo, bisogna sempre trovare il momento per vivere la coppia. Bisogna. Questa cosa è vera, io ci sono passata, eccetera, però la giornata è fatta di tante cose, di quel bambino che urla, che tu devi fare mille cose, devi pulire casa, devi intanto guardare anche le mail, cioè è difficile. Bisogna cercare di trovare un pochino di tempo per viversi la coppia. Prendersi gli spazi, forse Sì. ritagliarsi degli È spazi. uno dei segreti, è uno dei segreti. Ok. Aspetta, allora, ma un rapporto normale no, ma in un mondo così cosa è cambiato rispetto a una volta, Marco? Perché una volta le coppie duravano e oggi si brucia tutto così velocemente? Perché è facile, le occasioni sono a portata della scatola nera. Certo. Una volta, a parte che una volta non si sapevano tanto le cose, non c'era neanche la possibilità di scoprire le cose. Probabilmente magari i tradimenti non così frequenti, perché ovviamente era anche molto più difficile contattare qualcuno. Immaginiamoci i nostri nonni, non era così facile mandare un messaggio, non era così facile fare una telefonata. E quindi ovviamente il mondo è cambiato. Adesso c'è a portata di un like. Cioè, tante persone, vanno in crisi perché quella ragazza ti ha messo quel like. Cose stupide, perché hai Perché un pubblicato like, quella scusa, mi foto? stavi dicendo, perché mettere un like alla fine è un là, il famoso là, no? Ti ho dato un là, adesso Ti ho sta a dato te. là, ma è un segno di apprezzamento. Semplice segno di apprezzamento. Ci sono moltissime donne che mi scrivono che controllano in maniera ossessiva i social, al proprio compagno, al proprio fidanzato. Tu hai fatto un video su questo. Che le donne a volte creano anche dei fake, degli Dei account fake fake. per controllare, perché ovviamente non si vogliono far vedere. Anzi, statistiche dicono che il 44% delle donne ha un profilo fake. Attenzione, è quasi una su due. Ok? Tanti mi hanno detto no, non è possibile. Tanti mi hanno detto io lo controllo direttamente con il mio. Però in generale, o chiedono all'amica di Quindi tutta sta controllare. fiducia non la diamo noi, vedi che No, non ce la facciamo, non ce la facciamo. lo so. Lo so. Vero, vero. Però ti fai del male, eh? In fondo ti fai del male, perché a volte è meglio non sapere. Vivi molto più serenamente. Anche secondo me. Però bisogna essere bravi lì. Sì, molto. Bisogna essere intelligenti. Tutto qui. Sì. Va bene, andiamo avanti con le domande. Grazie Marco. Allora, no, dimmi un numero. 18. 18. Allora, 18-18 dice, ah no, aspetta, è donne profilo fake, quindi l'abbiamo già fatto. Fidanzata del tuo ex. Allora, perché, vabbè, storia finisce e
casualmente ti incontro in un locale e vedi il tuo ex con la compagna nuova, la fidanzata nuova. Che fare? Niente, perché devi fare qualcosa? Non Cioè, c'è niente da saluti, fare. fai anche la splendida, oppure No, scappi. non serve. Allora, quando una relazione finisce, tecnicamente è finita, quindi ogni persona è libera di farsi la propria Ma vita. sei finita per non volere mio, quindi patisco quella situazione, no? Sì, la puoi patire, ovviamente, soprattutto se magari è stata causa sua. Però, Però la reazione teoricamente. per dire non sono una sfigata qui, qual è? Comportarti nella maniera più normale possibile, tu devi essere se stessa. Lui ha preso semplicemente un'altra strada, lui ha deciso di seguire un'altra via, tutto qui. Quindi ci sono persone che entrano all'interno della nostra vita, qualcune sono destinate a rimanere, qualcune sono destinate semplicemente a scorrere via. Bisogna noi cercare di captare e prendere tutte quante le cose migliori di ogni singola persona. Però se io non sono interessato a te, la nostra relazione Però finisce. fammi uscire da vera figa, cioè voglio dire, situazione così, già porca miseria trovarmi in questa situazione, e dico, potessi mi sotterro, no? E dico, però adesso voglio la soddisfazione di uscire e dire, grande, sono stata grande. Qual è? Più fai vedere la ruota del pavone, più esci forte. Sì, eh? Cioè devi Sì. sentirti molto sicura. Sì, assolutamente sicura di te, assolutamente sicura di te. Cioè, mi saluti? Il fatto di salutare me e salutare anche lei, Esatto. hai vinto a prescindere, Hai hai proprio ragione, hai vinto. hai Devi vinto. salutare anche lei in maniera molto Ma sì, normale, proprio assolutamente. come se niente fosse. Poi il Assolutamente. cuore ti batte a 4.000, però Vabbè, insomma, non per quello. importa. Guarda quante domande. Intanto Marco, se vuoi leggere, fai pure, io No, tanto devo mi ho incasinato un attimo il telefono, ho il tastierino qua davanti e non riesco a toglierlo. Allora, Eccolo qua. concentrati su quello che io devo cercare. Una domanda che mi è piaciuta tanto, adesso cerco, aspetta. Ecco, dice, come mantenersi il marito a vita? Per lo stesso principio, dopo rispondo anche a Elena, ho visto il ragazzo è giovane, non ha vissuto, ho vissuto parecchio, quindi no, non ti No, preoccupare. ma ragazzo giovane, ma ne sa già tante, ne sa già tante. Beh, chiaramente mica puoi aver 5, a 35, 36 Assolutamente, anni. E ci assolutamente. sta, lui porta la sua esperienza da qua e già secondo me sai molto di più, cioè ci stai regalando delle chicche che voglio dire carine, ma poi adesso a parte tutto, Sì. consiglio, andate qui sopra, no? Cliccate e andate a seguirlo e a seguire i suoi video. Adesso non potete vederlo perché c'è la diretta, ma vi prego fatelo dopo perché sono divertenti, ironici. Ma chiaramente bisogna prenderli con leggerezza, non è che adesso ci stai dicendo, signori, dopo di questo, dopo aver letto il mio libro, abbiamo scoperto il sacro grano. Assolutamente. No. Però è simpatico perché ci dice tante verità, verità in maniera ironica e poi Ironica, dopo l'ironia è tutto. L'ironia è tutto. è Se tutto. poi qualcuno vuole Esatto. prendere qualche insegnamento e vuole farlo suo, mi fa chiaramente molto piacere. Certo. Ma Anche poi il quando. libro, io. Dimmi, Dimmi. dimmi. No, no, vai, dicevi un altro. Il libro non è autobiografico, nel senso di dire io chiaramente, per farti un esempio, io ho preso tutte quante le domande che mi fanno solitamente le donne in privato su Instagram, quelle Sì. più frequenti, le ho messe insieme raccontandoci una storia, ma io ho dato il mio punto di vista, ho sentito il punto di vista anche di diversi uomini di varie età e ho anche studiato quello che i libri di psicologia dicono. Dico, Non voglio dire una cazzata, passami il termine. certo, poi però chiaramente cioè, ci sarà ogni caso a sé, ecco quello che voglio dirti. È vero, non Assolutamente. è che puoi dire così è, cioè così è per magari la maggioranza, ecco, la maggior parte delle persone, no? Del caso, eccetera. Va bene. Allora, Assolutamente. partiamo. No, quindi come l'abbiamo risposto? Come riuscire a mantenere? Praticamente sì, devi mantenere vivo il rapporto con quello che ho detto prima, bisogna creare situazioni nuove, bisogna prendersi i propri spazi, bisogna catturarsi in un certo senso, uscire dalla routine della quotidianità, Marco, fare delle quanta cose. voglia avete di sentirvi importanti? Scusami, ho perso un attimo l'audio. Quanta voglia avete di sentirvi importanti? Perché non è quello secondo te, cioè l'uomo ha bisogno di sentirsi sul piedistallo e qua noi tutte così genuflesse a dire sei il numero uno, sei il più bello al mondo, no? È un po' così o no?
Tanta, Tanto, tanta. sì, vero? Tanto Lo così. ammetto, tanta, tanta, tanta. L'importante è che non vada a sfociare dopo e tu non vada a trovare un uomo narcisista, perché Quindi qua si apre l'amplificazione è l'ennesima potenza. okay, cioè, e ce n'è sempre di più, Marco, confermi? Sempre di più. Assolutamente, Ma anche assolutamente. donne narcisiste, perché non solo gli uomini, posso dirti. Ci sono Sì. tante donne oggi narcisiste. Sì. Allora, ok, E questo. quella è una malattia dopo, eh? Quella è diventa una malattia. Sì. Sì. Non è l'importanza della coppia, sì, è quello che secondo me sì. Allora, aspetta, come fare a rimettersi in gioco? Andiamo avanti con le domande qua, dai, che carina. Vediamo, rimettersi in gioco dopo una delusione, dopo stai soffrendo, eccetera. Cioè, naturalmente ci vuole il tempo, no? Per Sì. riprendersi e rialzarsi. Poi che Allora, fare? il tempo è assolutamente il padrone. Perché ognuno innanzitutto ha la propria necessità di avere il proprio tempo per guarire dalle ferite. Ma la cosa più importante è quello di prendere e imparare a stare bene con se stessi. Tu Ok. non lo puoi fare, tu non puoi avere una relazione con un altro uomo se prima non stai bene con te stessa. Se non ti svegli la mattina e dici, ok, io sono. Mi basto per quello che sono. Un uomo, una relazione è un qualcosa in più. È una cosa che ti rende e ti apre una sfera di emozioni e sentimenti che tu da sola non provi e quindi dovrebbero tendenzialmente essere solamente positivi. Certo, Ma giusto. tu devi stare bene, tu devi vivere serenamente la tua vita. È E vero. questo è solamente il tempo che va a toglierti, tra virgolette, tutte le piccole, va a cicatrizzare tutte le ferite, di una relazione passata. Quindi dipende, 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 però te ne accorgi. Un giorno te ne accorgi, ti svegli e dici: Wow, che bella giornata! Oggi cosa faccio per me stessa? Vuol dire che stai bene da sola, vuol dire che finalmente, e quando tu stai bene da sola, è assurdo, ma ti arriva l'amore. Arriva da solo, arriva da solo. È vero. Perché emani energia positiva, ti si vede, sei anche all'interno di un qualunque luogo, tu hai il sorriso, tu sei gioiosa, ti brillano gli occhi. Questa è una cosa Questo che, cattura, questo cattura. mamma mia, immediatamente. Io devo trovare quella musona arrabbiata, quella che è seduta. No, io vedo quella brillante, quella allegra. Ovvè. Allora, senti, bella domanda questa. Cioè, perché gli uomini tradiscono la moglie con donne oggettivamente più brutte? Anche qua facciamo sempre di tutto un erbo un fascio, perché poi alla fine ci sono quei tradimenti di magari la ventenne super bella e alta e con gambe chilometriche, però. Cioè, ci sono anche questi casi, no? Dove il Sì. tradimento Sì. dice ho una bellissima moglie a casa e invece, guarda te, mi sta tradendo con una roba che Ma prova con la donna. noi siamo un po' stupidi, sai? Siamo un po' stupidi, anzi, siamo molto stupidi. E noi che cosa facciamo? Ci lasciamo prendere dall'ormone in subbuglio. Se una donna è brava a stuzzicarmi, può essere brutta quanto vuole, però io tendenzialmente sono portato Sì. Perché ad andarci, ok? Quello frega. Marco è difficile dire di no. Sì, è difficile. Bisogna, eh sì, è Posso molto dire che sarebbe difficile. una grande tendenza oggi, essere di tendenza, no? Se vuoi essere una nicchia, qualcosa di un po' diverso. Oggi la fedeltà è un qualcosa di tendenza. Se Sì, no diventi si è fanatico. invertito, si è invertito il Si è mondo. invertito, cioè oggi è facile. Perché il tradimento lo fanno tutti, ma oggi essere un po' di tendenza è voglio essere fedele. È quello che dovrebbe essere sempre, quello che Vero? dovrebbe essere sempre, sì. Ah, va bene. Creiamo la tendenza, allora. Sì, Sarebbe sarebbe sì, il fascino, interessante. Daniela dice il fascino del proibito. Sì, è vero, anche quello gioca una componente in più. Ti Sì. Siamo comunque. mette l'adrenalina, fa crescere, fa Sì. voglia, fa voglia. Piacere degli uomini, io mi chiederei perché averci a che fare? Dice perché a questo punto? Perché ne abbiamo bisogno, ci completano. Posso Sì, rispondergli? ma certo, voi completate noi e noi completate e noi non possiamo fare a meno di voi e voi non potete fare a meno di noi. Ma Esatto. io adesso, perché non vorrei mai che passasse un messaggio sbagliato, io parlo in generale degli uomini,
mettendo, tra virgolette, gli uomini al primo posto, perché chiaramente io parlo di come può ragionare un uomo, ok? Quindi io cerco di mettervi di fronte tutte le cose negative che potrebbe fare un uomo per evitare di farvi incappare in quella strada sbagliata. Certo. Però in realtà il mio è un messaggio assolutamente positivo e sto dicendo, ci sono alcuni uomini che ragionano in questo modo, però tantissimi uomini ragionano bene, correttamente, sono fedeli, sono delle bravissime persone, quindi non vorrei mai che Ma no, fosse... ma a parte che la tua, cioè, è un'ironia, che ripeto, bisogna vedere i tuoi video perché sono per me spettacolari. Cioè, adesso l'ho detto, devo ricondividerti ogni tanto, qualche volta al mattino, perché metti veramente il buon umore. Sono divertentissime. Allora, si può fare a meno di tutto, questa è la forza. Vabbè, no, ma si può fare a meno di tutto, io non lo so, perché poi sono momenti della vita. Momenti della vita che stai bene da solo, momenti della vita invece che hai proprio necessità di avere una persona al tuo fianco. Quindi Sono dipende. d'accordo. Allora, continuerei. Avresti voluto essere donna? Che No, no, domandona! No! sinceramente no. Non mi è mai capitato neanche di pensarci, no. No, stai bene nei tuoi No, panni. E io sto bene nei miei panni, che sì, uomo sei assolutamente. tu? Io sono un uomo molto coccoloso. Sono molto, molto, molto sensibile. Quindi a volte anche la sensibilità mi ha creato qualche problema, perché io mi aspetto sempre che le persone che mi stiano parlando siano delle persone intelligenti, che pensano, pensano realmente quello che dicono. Quindi le critiche a volte mi fanno male, proprio perché, sai, tanti sono leoni da tastiera e scrivono qualunque cosa, ma tante persone anche feriscono deliberatamente. Io ci soffro, io leggo le cose proprio perché ci Lo tengo. percepisco, Marco, che tu hai una sensibilità, hai una parte femminile molto sviluppata, no? Questo non vuol dire, però chiaramente in ognuno di noi c'è la parte maschile e la parte femminile. Assolutamente. Però io la percepisco, la tua sensibilità, però ti devo dire la verità. Ci saranno sempre, cioè non puoi mettere Sì, d'accordo tutti, certo. non puoi piacere a tutti. Guarda, ieri e oggi ho fatto comunque. Però devi prendere quella cosa e tranquillamente dire il tuo punto di vista. Cioè, e poi chi ti dice le cose in maniera educata sono Sì, belle. assolutamente. Le critiche assolutamente sono Ma chi costruttive. ti dice cose in maniera sgradevole, con tanto di terminologia sbagliata? Io sai cosa faccio? Io cancello e blocco perché tu a casa mia non ti puoi permettere di scrivere certe cose. Se non sei un ben accetto, io non ti invito a casa mia, ti chiudo. Non è Assolutamente. democratico? Non me l'hai detto in un modo giusto. Posso decidere? Assolutamente. Sì. E Quindi. questo nel mondo social, nel mondo della vita normale, quando ci sono le persone che parlano alle spalle, purtroppo ce ne sono, perché ce ne sono e secondo me è sbagliato. Se è un problema, me lo viene a dire in faccia. Ma poi guarda, sai che qualcuno diceva, l'importante è che se ne parli, quindi Marco, cioè. Assolutamente. Guarda, io per esempio non litigo mai, se vuoi sapere un qualcosa di me, io non sono assolutamente litigioso, anzi il dialogo per me, penso di avrò litigato 2 volte nella mia vita, quindi proprio sono una persona più pacifica e pronta al dialogo proprio del mondo. Ci Io sediamo, sono parliamo. open peace sempre, anche Sempre. per me. Cioè non, e anche il messaggio non sarà mai un messaggio di polemica, cioè no, se, qualcosa di l'ironia per me è fondamentale, le cose veramente le puoi dire e arrivano quando le dici bene. Ti puoi permettere di dire veramente tutto, sono convinta. Cioè, se tu. Tutto, sì, con le parole giuste, con calma, con tranquillità. Quindi mi ricollego un attimo. Uno dei problemi grandi che c'è alla base delle relazioni è la comunicazione. Se hai imparato ad avere una comunicazione corretta con la persona, basata sul rispetto, perché io mi posso arrabbiare quanto se io fossi un po' più focoso, magari tendenzialmente mi potrei arrabbiare. Però arrabbiare, io sento tantissime persone che vanno a offendere per far male, perché voglio avere l'ultima parola. No, non serve, assolutamente, bisogna sempre avere il rispetto per chi si ha di fronte e per chi si è in fianco. Se c'è un problema, si risolve, semplicemente. Certo. Un'altra cosa, quando tendenzialmente bisogna cercare di farlo, non è detto sempre che si riesca, però più parli piano e più ottieni l'ascolto. Sì. Adesso vedi che eri lì con sole. Quindi l'urlare alla fine non serve a niente. A niente, proprio a niente.
vero. Anzi, Bello, infastidisce ancora di più. mi piace questi racconti da salotto, mi piacciono tanto. Allora, vado avanti e ne vado a cercare ancora. Ecco, qui dice un uomo, la scelta di un uomo è sempre quella verso la donna che fa il sesso migliore? No, assolutamente no. Ok. Non ce ne frega assolutamente niente del sesso migliore. Perché alle volte, allora, sfoci in dibattito, perché, ma sì, ma ci sta, però è sempre l'educazione alla base, quindi non sto leggendo le domande e sto cercando di rispondere. Sì, viva la verità, no, ma secondo me ci siamo, abbiamo incanalato un po' bene, mi piace questa diretta. Allora, quindi no, se non è detto che sia No, sempre... no, 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 no. Ah, non mi interessa sinceramente, cioè non ci interessa in generale se una donna, anche perché si sa che soprattutto le prime volte bisogna scoprire il corpo, sia dell'uno sia dell'altro, quindi la vera sinergia arriva con l'esperienza. Quindi, Infatti, no, questa non ci sta, infatti. Allora, poi vado avanti. Aspetta, fate un po' tutte saltellando, adesso non so più. Perché sparite? Perché sparite? Ogni tanto sparite, cioè ci siete magari andate, ci siete andate, no? Anche nella, magari nel messaggio ci siete andate, poi dico, ma sparite, poi ritornate. bisogna differenziare un paio di cose. Allora, faccio delle precisazioni. Se siamo all'interno di un rapporto, il fatto che io mi possa prendere del tempo per me, è perché voglio usarlo come defaticante. Quindi, nel weekend lasciamelo libero, ok? Nel senso di dire lasciamelo libero e vado, io ti dico dove vado, magari vado a pescare con il mio papà, ok? Io per 5 ore, 6 ore non prendo in mano il telefono. Se poi mi vado a fare l'aperitivo con gli amici, se poi ritorno a casa, io ti avviso su quello che faccio, però non avere la pressione, l'ansia. Gli spazi sono fondamentali. Gli Confermo. spazi, gli spazi. Questo all'interno di una relazione. Il fatto invece di una persona che sparisce dopo magari averti portato a letto, è perché ovviamente, come ho detto prima, non abbiamo le palle molto spesso per ammettere la realtà dei fatti, quella che non ci interessi. Quindi lo sparire, ci ho fatto anche un video l'altro giorno, è semplicemente: guarda, sei una ragazza molto carina, mi sono trovato bene con te, però in me non è scattata la scintilla, neanche dopo aver fatto l'amore con te. Ok, te l'addolcisco in questo modo. Certo. Vado, preferisco scegliere qualcun altro. Però Giusto. ovviamente non te lo dico. Sì, non te lo dico. Quindi non hai il coraggio, in realtà l'uomo non ha più di tanto il coraggio, sparisce. Invece di dirti, guarda, Pri prima, invece, prima di averti portata a letto, invece, quindi se magari stiamo messaggiando sui social o che altro e io a un certo punto sparisco, è perché probabilmente non ho tutto l'interesse. posso dirla questa frase, Sì. dice, ma a volte spariamo noi dopo, perché anche noi spariamo, Ma è no? giusto, ma sì, assolutamente. E noi ci rimaniamo male. Ci Ecco, perché rimaniamo male. sapete male, vero? A Solo quando ci voglia. pensate, dice, ho fatto una prestazione di quelle terribili, cioè ti vai a fare delle domande, no? Dice, oddio, Ma no, chissà che... quelle sono persone, sinceramente, quelli che vanno a pensare ancora alla prestazione sono persone abbastanza tristi. Però svelo una cosa. So che ci sono tante persone all'ascolto e ce ne saranno che l'ascolteranno. Però una cosa che ci fa andare fuori di testa è quando dopo il primo appuntamento o dopo i primi appuntamenti siete voi che sparite. Noi non riusciamo a capire perché pensiamo stupidamente di avere, tra virgolette, il controllo un po' della situazione. Quindi il fatto che tu sparisca, perché? Ma cosa succede? Ti mette in testa ti fa ragionare. Però ogni tanto sparire è una tattica giusta. Che dici? No, Ogni tanto sì, ogni tanto sì. Però ne parlo non dalla parte dell'uomo, ma dalla parte della donna. Ci sì, ci sta, sta? assolutamente. Sì, assolutamente. Perfetto. Ma devi sparire però, cioè che veramente ci credi a sta cosa, nel senso non è che dici lo faccio come tattica. Quando decidi di mettere in piedi una tattica non ottieni niente, secondo me. Poi dipende sempre dal momento in cui sei, ripeto, sulle relazioni le tattiche non funzionano, Non secondo il mio funziona, punto di vista. No. confermo, anche secondo me. Prima sì, Allora. puoi usare qualche piccolo stratagemma, però sono cose un po' così, insomma.
Essere se stessi è la miglior cosa, secondo me. Cosa ti dicono i tuoi amici di questi video? Ecco, il fatto che comunque vieni seguito prettamente da un pubblico femminile, no? Perché manca la parte maschile che ti segue? Perché stai svelando dei segreti? Sì, perché Perché infastidisco? Cosa succede qua? Perché infastidisco? Allora, i miei amici in realtà in pochi lo sanno, sanno queste cose, nel senso di dire che io ho sempre tenuto la mia vita privata fuori dalla situazione. Quindi mi sono aperto il mio canale Instagram, mi sono aperto il mio canale TikTok, quindi su TikTok i ragazzi della mia età più di tanto non ce ne sono. E quindi è una cosa che io ho fatto crescere in parallelo in questo periodo Covid. Ovvio, adesso è venuta fuori la cosa del libro, è stata una cosa molto, molto, molto apprezzata. Senti, Ma soprattutto. quando è che hai deciso di scrivere il libro? Da subito, no? Come No! È nata quando, ironicamente, una ragazza, mi ricordo, era a metà novembre. Ero appena arrivato, ero 1,5 milioni di like, e mi ha scritto: guarda, potresti scrivere un libro con tutte quante i commenti che ti fanno le donne. Faresti i milioni, me l'ha scritto chiaramente ridendo. E tu hai E io ho detto. detto, siccome stavo perdendo, siccome ricevo 40, 50, 60, 80 messaggi al giorno, Perché ti su, scrivono tanto le donne in direct? mamma mia, mamma mia, Ti faccio ancora io. la domanda dopo. Vai, vai, dimmi pure. Ho almeno 2 ore e mezza al giorno io le impegno per rispondere, perché ovviamente penso una cosa, adesso che ce la faccio ancora fisicamente a farlo, è una cosa molto stressante. Sembra di no, ma stare attaccato al telefono è una cosa molto pesante. Però cerco di rispondere, perché se una persona si rivolge a me, si rivolge a me perché sento che ha bisogno di me. E quindi se posso aiutarla, io ho un cuore grande, un Lo so, animo gentile. io non ti conosco, ma lo percepisco, questa cosa viene fuori, sei sensibile, sei davvero una bella persona, Marco, posso dirti? Grazie, gentilissima. No, sì, sto dicendo Quindi questo. se E poi posso, io do una mano. aiuti, bravo. E quindi ho raccolto semplicemente nel libro, ho detto: ma sì, ma perché non raccogliamo? Anzi, all'inizio doveva essere tipo le 100 domande che le donne fanno sugli uomini. Questo era un mio potenziale titolo. Ah, ecco, ma magari ci sarà poi uomini, cioè ci sarà, continuerà, no? Poi questo libro, magari ci sarà il numero due, parlerai di altro, perché ce n'è un mondo talmente vasto, no? Tu prima hai detto Sto sei narcisista. valutando di fare il secondo, sì. Ecco, sì, perché effettivamente dice, che segno zodiacale sei? Cancro, dicono? No, sono una bilancina, 27 settembre. Ok, si percepisce. Genuino, ok, vedi che ti dicono bellissimo questa cosa. Anche le amicizie tra uomini sono diverse. Se si separa la vita privata, del resto, noi tra amiche vere condividiamo tutto. Sì, vedi, anche dice appunto che le amicizie sono diverse rispetto a, a quelle delle donne, no? Cioè, voi Vuoi non. che ti vado a spoilerare una cosa? Vai. È proprio all'inizio. Per esempio, noi uomini non parliamo di sesso, non parliamo mai delle performance tra di noi. Avrei detto il contrario. Mai, mai, assolutamente. Quindi noi parliamo di lavoro, parliamo di soldi, di Di calcio? calcio, parliamo di donne in generale, però non siamo, non Allora, scendiamo. a cercarlo su Instagram. Come ti chiami, Gesù? Allora, Marco trattino basso. Come hai Trattino detto? basso, Diso, trattino basso, official. Perché Official, ok. Però basta andare ho. qua, guardate, c'è un triangolino, vedi il mio dito? Schiacci quella tendina e esce fuori il suo account. Ok. Poi dopo tanto metto un post che no, devi crescere perché ti devono conoscere, non è possibile, sei simpaticissimo. Metti il buon Ti umore, ce n'è ringrazio. bisogno in questo periodo, posso dirti. Ti Allora, ringrazio. donne e uomini, aspetta, allora, tipo, c'entrerei con quale? Cioè, non ho capito, adesso c'è Benedetta che non lo so cosa scrive, noi siamo un po' più cattivelle. Sulla cattiveria delle donne però questa un po' è vera, eh? Noi siamo È un vera. po'. Cioè voi Sì, siete sì. veramente come hai detto tu, noi siamo bianco e nero, noi siamo mille sfumature, altro che Assolutamente. Ma infatti. poi è bello perché, sai, noi parliamo tanto, sembra quasi che noi tendiamo a
autoesaltarci, ma questa è una cosa che ci viene spontanea da quando andavamo a giocare a calcio quando eravamo piccoli. All'interno dello spogliatoio cercavi sempre di emergere rispetto agli altri. Quindi questa cosa è rimasta, c'è rimasta un po' nel DNA. Sì. E quindi cerchiamo magari di farlo anche con le donne. In realtà, dopo siamo le persone magari più timide e impacciate del mondo. Certo. Senti, tu Su credi quello. all'amicizia tra uomini e Sì, però bisogna essere molto intelligenti. Molto, molto, molto intelligenti per saperla gestire ad una certa età. tu non pensi che da una parte o dall'altra ci sia un interesse diverso che vada al Di cuore? solito c'è sempre un interesse, per quello che ti dico è molto difficile. Ah, È ok. per quello. Sì, no, Se non viene gestita nella maniera corretta, va a sfociare nel... Sì, c'è un rapporto d'amicizia che dura per un periodo, però dopo l'istinto viene fuori. allora, senti, io ho aperto il box domande che sono arrivate qua. Dice, Sì. in che cosa consistono? No, no, questo aspetta, un altro box domande. No, sono qua. Ah no, non c'è il box domande. Mi sono creata, sono andata a vedere io i ricordi. Ok, niente. Allora, aspetta, io come domande, cosa ho ancora? Uomini e leggerezza, perché sono andata a vedere i tuoi ultimi video, no? Hai fatto il video, forse ho voglia di vederti il tuo ultimo video. Oddio, non me lo ricordo. Sì, Quando una cosa del genere. ti scrivo un messaggio, sparisce magari per un po', poi di colpo ti scrivo un Sì. messaggio, ho voglia di vederti. Ma sì, È perché. palese che cosa vuoi. Sì, Palese questo, certo. ecco. Palese, Però palese. succede, succede anche questo. Sì, Allora, eh? vabbè, questa non lo so, è per la scritta, però io non riesco a. Allora, perché quando dici ad un uomo che ti piace viaggiare da sola scappa come una lepre? Questa non lo so, io non mi è mai capitato, forse perché ho mai viaggiato da sola prima. Perché so io probabilmente a che cosa si riferiva, perché l'uomo medio Sì. ha paura della tua intraprendenza, della tua indipendenza. Più sei una donna forte, più sei una donna capace, più sei una donna che dimostri di avere gli attributi, più spaventi. Ma spaventi, ripeto, l'uomo medio. Bravo. Quindi il fatto di viaggiare da sola, il fatto di aprire la propria azienda, il fatto di emergere come per esempio stai facendo tu, una persona completamente indipendente. Allora, aspetta, Paola. Allora, questo ragazzo è Paolo, ha scritto un libro, si chiama Uomini, ha una pagina davvero, davvero bella, ti consiglio di seguire, che si chiama Marco. Ho detto Paolo, vero? Sì, ho detto Paolo. Ho detto Paolo. Marco, trattino basso, aiuto. Aspetta, perché io sono Guardati, guarda, lo so, faccio un pochino di fammi vedere pubblicità, dai. qualcosa, perché io. Ecco, Allora, bravo. questo lo possono trovare su Amazon. Ecco, ma caspita, ma sei finito su Amazon anche, eh? Sono finito tra i bestseller di Amazon, cioè. Cioè, mica amicio amicio bau bau qua, eh? Sì, Capisci? ho avuto un po' di soddisfazione, quindi uomini, tutto quello che una donna dovrebbe sapere dai social al sesso è breve, ok? Perché gli uomini non hanno tantissime cose da dire. Ah, ok. Sì. Però è anche bello, veloce, divertente da leggere. Sì, Tutto è veloce, è veloce. allora. Quindi su Amazon oppure mi possono scrivere un messaggio privato sul mio Marco Diso Official Ma senti, e io gli mando la copia autografata, sì, io ti con faccio la una dedica. domanda. Ma senti, ma non c'è nessuna donna che ti fa delle avance in privato? Non Sì. puoi rispondere. Sì, Allora, ce ne sono, ce ne ce ne so. sono. Beh, certo, è normale, Ce ne no? sono. È normale. Qualcuno ti chiede dei consigli, qualcuno ti chiede del libro, qualcuno ti fa dell'avance. Ovvio, perfetto. Va bene, allora, qualcuno dice, ecco, ve lo consiglio, io l'ho letto. Vedi che c'è già qualcuno che scrive, eh? Voi siete mignoni. È un libro leggero, è ironico, non è il manuale di psicologia Ecco, qui applicata. dice, Natalie dice, lo regalerò alle mie figlie. Va bene per una ragazza di diciottenne, così più o meno, quando c'è scritto. Assolutamente. Sì? L'idea è che possa essere fruibile ma anche dai 16, proprio dalle prime uscite, ok? È ovvio che è scritto da un uomo di 36 anni, però un uomo di 36 anni che ha vissuto un passato. Certo, Quindi certo. so perfettamente quello di cui parlo, fino anche a 50 anni. Qualcuno
può prendere veramente spunto e posso semplicemente riuscire a spiegarsi determinate cose che magari non ha mai capito. Quindi ognuno ci può fare l'uso che vuole. Certo, giustissimo. Ma arrivano un sacco di domande, Marco, aiuto. Allora, voglio dire, lo trovo a New York il tuo libro, ma su Amazon penso che si consegni in tutto il Non mondo. è, non è in libreria, è solo su Amazon, l'ho autoprodotto. Ah, l'hai autoprodotto? Ah, sai L'ho che non autoprodotto. conosco questa cosa qua. Quindi l'ho scritto io e mi sono fatto aiutare ovviamente per da un editor, ci sono degli editor che ti aiutano, però dopo semplicemente ho aperto la mia pagina su Amazon e gli ho inserito il libro formattato, mi sono autofatto la pubblicità, quindi automarketing, e ho fatto tutto da solo. Quindi non c'è stata nessuna casa editrice che mi abbia appoggiato o Adesso spalleggiato. potrebbero anche comunque contattarti le case editrici. O è già successo, non so, magari no. Mi è già capitato, sì, mi è già capitato, Tanti ovviamente. messaggi, perché poi ti distrae, tu vedi il commento, poi stai male se c'è un commento, no, che non ti piace, che bello, perché lo so, ti vedo, perché sei troppo sensibile. Sono sensibile, sì. Vabbè, ma è quando uno entra in diretta, cioè adesso ti dico. Adesso te la dico, quando non so cosa è successo a settembre, no? Faccio una diretta, io ne ho fatte tantissime nel primo Covid, no? Faccio questa diretta e ti devo dire nessun commento fuori dalle righe, Sì. mai, eccetera. Entro a settembre, cioè, mi vedo scritto una roba brutta da un uomo, dico, ma chi è? Allora vado in affanno, un altro, ma ho detto, ma cosa succede? Perché normalmente le dirette vengono seguite da chi ti segue, no? Non è che Sì. compaiono, ahia. Sono andata in affanno, ho dovuto chiudere, mi ha preso il batticuore, eccetera. Sono stata quasi hackerata. Mi avevano preso già la soglia, la prima soglia, perché avevo fatto l'autenticazione a due fattori che consiglio a tutti, intanto che lo dico. L'hai fatta tu? Qua su Sì, l'ho Instagram? fatta. Ok, Sì. perfetto. E quindi mi entravano, però ho capito che poi in realtà ultimamente questi personaggi riescono a entrare. Cioè non so come, a volte ci sono persone che non mi seguono che scrivono. Non ti capita te nelle dirette? Assolutamente sì, assolutamente sì. Okay. Però, cioè, allora, specifichiamo una cosa. I commenti negativi è ovvio che ci stanno, soprattutto se hai una certa visibilità. Non è che tutti facciano male, ovviamente. Io però, per esempio, sono la persona che tendenzialmente non va neanche a mettere una recensione negativa su TripAdvisor. Piuttosto Anch'io sono come te, anch'io. chiamo la struttura o mando una mail privata alla struttura dicendo: guardate, io ho incontrato all'interno della vostra struttura queste criticità. Non ho intenzione di mettervi il commento perché ovviamente so che le persone che si espongono, è ovvio che si mettono alla mercé di tutti, però ognuno cerca di fare il meglio. Ah, Questo certo. meglio non può piacere a tutti. No. Io sono un DJ, io metto la musica, è ovvio che io non posso piacere a tutti. Non Certo. può piacere il mio stile, però sai, se qualcuno mi dice cambia musica, io dico, ascolta, ho la pista piena, cioè guarda anche tu, faccio contente più persone possibili. Se uno comincia a insultare, se uno comincia a No, dire comunque perciò. cose che non hanno senso, non importa. Se no, se vuoi farmi una critica, non ti è piaciuto il libro o qualunque altra cosa, mi scrivi in privato, guarda Marco, secondo me il tuo libro è troppo morbido, magari non analizza le tematiche giuste, io l'avrei fatto in maniera diversa. E io ti rispondo in maniera costruttiva. Magari il tuo suggerimento lo prendo, lo amplifico, Come oro, ok? certo. È certo. Ma questo è sicuramente, ma siamo sempre lì, Guarda che insomma. A a me danno del maschilista. te danno del maschile. Ah Mi danno sì? del maschilista! Davvero? Ma Ma davvero giuro, questa ma cosa? te lo giuro! Del maschilista! Ma No. parlo alle donne per cercare di mettere insieme i nostri due mondi, ok? Critico gli uomini e mi fai passare del maschilista! Cioè, capito? Vabbè. Queste non li considero neanche questi commenti, capito? Ma sì, ma ci sta, Ma è tutto. sì! Ma sì, che lo sono, tu dai Cioè, ragione, mamma dai ragione. mia! Ah, assolutamente!
Va bene, bisognerebbe contestualizzare, ma molti svuotare il cestino. Allora, perché è pazzesco che ti danno, ecco, che il fatto che ti diano del maschilista. Allora, poi il Perché in privato, ho letto, Dani, perché in privato? In privato perché se tu lasci un qualunque tipo di commento, immaginati non lo so adesso, un commento pubblico, non è che arriva direttamente. Invece se mandi una mail, se dici un qualcosa, guarda, non mi è piaciuta la tua cucina perché ho trovato che hai fatto la carne scotta. Perché? magari quel giorno a me, perché ti è capitato, invece E vai a io ti spiego, contare. guarda, purtroppo mi dispiace, però avevo il cuoco in vacanza, te lo spiego, guarda, ritorna nel mio ristorante, te lo offro io la carne, così ti dimostro che è buona, capito? Certo. No, no, ma certo. C'è sempre qualcosa Ma sotto, soprattutto l'importante quando è che. tu ci metti la buona fede, ci metti l'impegno, ci metti la passione, e dici, ma cavolo, più di così non riesco a fare. Cioè, voglio dire, fallo tu, sai che c'è Fallo su tu, TikTok? sei brava, fallo tu. Fai la stessa cosa. Perché su TikTok, adesso per chi non ha TikTok, c'è questo, che cos'è, un format, no? Che dice, ah, tu sei bravo, fallo tu se sei Fallo più tu. bravo di me, no? C'è questa cosa. Poi riposto, perché io ogni tanto parlo di TikTok, ma so che moltissime non hanno l'account TikTok, però vabbè. Allora. Sei brava, hai 200, 2, 313.000 follower su Instagram. Dai, fallo tu se sei più brava di me. No, però è divertente perché io non so se tu segui, però c'è un mondo su TikTok veramente particolare. Mercoledì c'è poi un'altra ragazza che seguo su TikTok, Ida Galati, e vabbè, poi lo dirò. Ma seguo anche questo ragazzo, no? Che dice benvenuti nel mio venerdì. Non so se lo segui tu. Sì, Come assolutamente, si chiama? assolutamente. È andata anche da Barbara D'Urso qualche Barbara giorno D'Urso fa. anche? Sì. Allora, lui è un ragazzo giovane di 20 anni, no? È divertente, cioè il suo modo, tutto modo Sì. particolare, però si è creato un format, dice benvenuti nel mio venerdì. Dice io mi vesto così per uscire, poi mi cambio per il pranzo, poi mi cambio per il pranzo, poi bevo alle 5 il tè rigorosamente con latte, Sì, no? Però ha certo. creato un format ed è divertente perché è comunque un modo di esprimersi, no? Che poi piaccia, non piaccia, siamo lì, Ma sì, ma no? non importa, Non ma importa. bisogna Leonardo, prendere. brava Stefi, si chiama Leonardo, adesso non mi ricordo il cognome, nome e cognome, ma cioè, poi mi viene a dire, ma può permettersi perché mette tutte queste borse firmate? Vabbè, pace, è fortunato Ma lui, no? Ma siamo sempre sì, lì, c'è cioè, l'invidia, no? Cioè, non bisogna vedo prendere dai social l'ironia delle l'ora. cose. Bravo, O ogni persona cerca di fare il proprio meglio, tu ti sei messa in gioco. Io, ripeto, ti ho studiato, ho guardato quello che facevi perché non ti conoscevo. Ho guardato il tuo sito, ho guardato le tue foto, ho guardato con attenzione i video su Instagram. Cioè, ti sei messa in gioco. Solamente per il fatto di esserti messa in gioco, meriti innanzitutto il rispetto delle persone. Poi a qualcuno può piacere il tuo stile, a qualcuno può non piacere il tuo stile. Però anche il mettersi alla mercé delle persone, guarda che non è facile. però, ecco, sai qual è forse il consiglio ecco, che posso dare? Essere se stessi. Poi, sono così, ti piacciono, non ti piacciono, amen. Ma sarà l'età, e te lo posso garantire. Skippa. Se non ti piace, skippa. Cioè, pace, una volta verso, adesso tu hai 36 anni, ma ancora verso i 30 anni, cioè se non piaceva una persona dovevo far di tutto per farmi piacere, no? Oggi, se non ti piaccio, beh, cioè, vado avanti comunque, no? È la consapevolezza della maturità. Ma che tutta, io non tornerei mai indietro, io sto benissimo dove sono, quindi Io anche, io anche. intanto vedo mia sorella che mi saluta, mia figlia che mi saluta, questo, piace tantissimo questa diretta. Tra l'altro abbiamo Sono sforato contento. le 16:05, insomma, Marco, Ah, proprio. veramente bravo, 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 divertente. Adesso ti devo fare pubblicità perché devi salire anche qua su Instagram, perché chi non ha TikTok devono vederti, eh? Devono capire Guarda, la tua sei identità. Poi gentilissima, sei quando chiudi gentilissima. sempre con questa la canzone del tempo delle mele, come per dire, continua a sognare, va? Vuol dire Sì, quello un sì. po', no? Sì. Allora continuiamo a sognare, che dire. Marco, grazie. Di dove sei tu? Guarda, io sono di Conegliano, la patria del prosecco.
Ah, bene, bene, bene. Guarda, io ti voglio ringraziarti, voglio veramente con il cuore ringraziarti perché sei stata gentilissima. Sono contentissimo di aver fatto insieme a te questa chiacchierata nel tuo salotto. Sei stata gentilissima, disponibilissima e guarda, grazie veramente, apprezzo tantissimo e chiaramente vado a informare tutte quante le persone All the world, tutto il all mondo. Io chiuderei the world, ok? con uno sbam, come fai tu. Sbam e continua così perché veramente anche tu, sei un punto di veramente. riferimento importante, quindi brava, bravissima. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti, chiudo Grazie per lo direttamente. spazio. Ciao, ciao, Ciao. 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 Dreams are my reality.